è un nuovo approccio che studia che la diagnosi, la terapia e la cura appunto delle persone, cercando di fare una medicina più personalizzata, cioè una medicina che tiene presente tutto tondo la persona nel suo contesto sociale, economico, e quindi riesce ad essere più pronta per una adeguata diagnosi e terapia e cura quindi. A giugno del 2019 il Ministero della Salute con l'Istituto Superiore di Sanità hanno adottato questo protocollo a seguito di una legge dell'anno prima della riforma del Ministero della Salute e avviato così un percorso molto virtuoso nella definizione puntuale del concetto di medicina di genere, che è una medicina rivolta alla persona. Questo percorso, evidentemente, naturalmente con il Covid è stato, diciamo, in parte forse accantonato, ma noi riteniamo che sia più che opportuno riaccendere i riflettori su un argomento molto importante che pone l'Italia anche al centro comunque di un bel cambio di passo culturale, e siamo onorate che sia l'onorevole Zampa e la referente del Dipartimento Medicina di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità, la dottoressa Carè, siano con noi, per cui vi invitiamo ad essere presenti al convegno e a seguirlo.